L'evento di oggi presentiamo la nostra associazione sportiva e raccontiamo quello che è successo, quello che abbiamo fatto di bello lo scorso anno e il programma del 2024. Gli eventi si sono successi, abbiamo fatto eventi uno dietro l'altro molto importanti e i ragazzi hanno risposto alla grande. L'intento è quello di promuovere il territorio di Taranto e anche un po' di cultura ciclistica che non fa male. Con delle guide turistiche noi collaboriamo e cerchiamo anche di creare una sorta di indotto che può essere economico proprio per quel fine. Ci sono dei corsi molto importanti, riconosciuti a livello nazionale, dove c'è anche un albo che riconosce appunto le guide turistiche in ambito nazionale, quindi sono molto importanti e soprattutto sono un vero e proprio lavoro che può sposare sia il divertimento, la passione, che anche comunque la conoscenza del Noi territorio. organizziamo il Basilicata Bike Trail, che è un evento che secondo me si colloca a metà strada tra lo sport e il turismo, perché è un vero e proprio strumento di esplorazione territoriale, appunto. Abbiamo disegnato una traccia che attraversa pressoché tutta la regione. E va anche fuori da quelle che sono le solite rotte tradizionali del turismo, quindi mandiamo questi pedalatori in cerca di avventura alla scoperta di luoghi che altrimenti difficilmente sarebbero raggiungibili. Siamo qui per promuovere la Spring Edition che si terrà ad aprile, nel fine settimana del 25, 26, 27, insomma sfruttiamo quel ponte e in questo caso invece pedaleremo nei Calanchi, che è la zona sud-est della regione. Partiremo da Senise, da uno splendido agriturismo sulla diga di Monte Cotugno, che è l'invaso più grande d'Europa, e poi per 3 giorni alla scoperta dei Calanchi Lucani. Abbiamo avuto il primo evento l'anno scorso e stiamo preparando il secondo, quindi il 21, 22 e 23. Saranno le partenze dello secondo evento pratica della Salento Trail di giugno. E quindi niente, poi si parte. Abbiamo allungato un po' il percorso perché l'anno scorso non passava da Lecce, invece quest'anno abbiamo pensato di farlo passare da Lecce perché comunque non potevamo tenerlo fuori. E quindi diciamo che sono 380 km che in pratica ripercorrono tutto il Salento, quindi da nord a sud, passando da Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e rientro. E la cosa carina è che poi abbiamo fatto anche due percorsi, cioè tre percorsi, quindi in pratica sarebbe quello completo, il percorso nord e il percorso sud. Quindi abbiamo cercato, diciamo, di prendere più persone possibili perché non tutti si possono permettere di fare 3 o 4 giorni consecutivi di bikepacking. Però diciamo che la Salento Trail nasce proprio come un'esperienza a tutto tondo per conoscere il Salento in toto, quindi sia un'esperienza sia di natura, qui perché naturalmente si vedono le bellezze del Salento, però anche culinaria perché ci si ferma. Noi abbiamo pensato a dei ristori, quindi abbiamo 5 punti in cui si darà l'opportunità alle persone di fermarsi e con un voucher prendere dei prodotti tipici salentini.